Ciao Bragotters! Oggi è un giorno davvero speciale per me. Infatti, come avete intuito dall'immagine di copertina o dal titolo, che devo ancora decidere, ma probabilmente si capirà già da quello, un'importantissima azienda di bici ha scelto di condividere un progetto assieme a me e di farmi il loro nuovo ambassador. E per me è un onore speciale per un sacco di motivi. Quindi, essendo un'azienda di bici ed essendo sinonimo di fatica e anche divertimento per fortuna, non mi resta che spiegarvi e raccontarvi tutto quanto. La mia nuova bici! Pronti? Maria Vergine, mi tocca andare a far fatica subito. Oh! Voilà! Beh ragazzi, ciao. Voi sapete che io sono una persona di cuore, che ha sempre detto quello che pensava e che vive di passioni e sensazioni. Non so che cosa c'è. Voi non... Un salotto! E non lo dico a caso, lo dico come un salotto! Ma vabbè. Fossi in voi guarderei il video fino alla fine per vedere di che bici sto parlando. Sai per sé che arrivo a fine? E ovviamente potevo farmi il primo giro in modo sereno, tranquillo, in pianura. No! Che gusto aveva? Subito saita! Dai qua in piedi sui pedali. Dai, Roby, no, sta sentà. Non dare tutto subito. Sei partito da 20 km. Sta buono. Mamma. Ma cos'è? So che sono troppo gasato. So come ne pentirò. Fra 30 km magari. Incredibile. Sembra di star seduti su le poltrone, quei dei massaggi quando te vai torna l'aereo. E senti un relax. Ecco, stessa roba. Pazzesco. Mi sembra evidente che fatica. Che non avevo mai avuto una bici seria. Qua scatta subito Roby Sagan. No. No. Eccolo. Mado. Datemi un mesetto. Vi faccio il grappa in impennata. Forse cosa c'era? Ovviamente molti di voi, grazie all'alabarda presente sul manubrio o magari ovviamente al logo che avete visto sul telaio, hanno già capito di chi sto parlando. Ma non molti conoscono la sua storia. La cosa pazzesca di questa azienda è che è nata nel 1906 a Bassano del Grappa. E dove sono? Mi? A Bassano. E già questo è qualcosa di speciale per me. Ma negli anni 50, con l'esplosione del reparto motoristico, diciamo, l'azienda ha avuto un tracollo. Già negli anni 50 faceva bordello, gente. La cosa bella però è che intorno agli anni 60 la famiglia Gastaldello di Rossano Veneto, ha deciso di comprare il marchio. E sapete quanto l'ha pagato? 1 milione di lire. Che vuol dire? 500 euro. E così, dalla produzione di motocicli, sono tornati a fabbricare nuovamente biciclette. Piccolo pezzo in discesa adesso. Butta giù tutto. Giù sui manubri, Roby. Curva a destra, giù ginocchio. Dai qua casato, so che è corta, ma dagliene. Asfalto nuovo. Mado. Non hai più cambi, hai solo gambe adesso. Vai qua casato, vediamo quanto sei. 54 all'ora. Non mollare, dai tutto qua sul rettilineo. Ti ricordo che stai andando in giù, vuol dire che devi tornare in su. Vabbè, finì. La cosa che mi piace di più della storia dell'azienda è che è una storia di rinascita. Hanno guardato avanti. Loro hanno capito che con la passione e con il duro lavoro, ovviamente, si poteva far rinascere un qualcosa che sembrava non poter più esistere. E a me, sinceramente, le storie di rinascita, lotta, passione, del non mollare mai, mi sono sempre piaciute. Di che azienda sto parlando? Ve la faccio vedere subito. Oh! Voilà! Benvenuti in Villa Triestina. Mado! Com'è? Non avete idea di quanto sono felice iniziare un percorso del genere con un'azienda italiana delle mie zone. Infatti siamo a Rossano Veneto e io sono de Bassan, 3 chilometri, se. Sono davvero orgoglioso. Ma facciamo due domande a chi ne sa un po' più di me. Oh! Ciao ragazzi, sono Luca Violetto, mi occupo di comunicazione e marketing qui alla Villa Triestina. Luca, tu lo sai vero che con me non avrete né uno scalatore formidabile e né un passista mostruoso? In che senso? No? Abbiamo firmato un contratto con Astana. No, però quando andremo al bar a fine giro mi saprò far rispettare. Molto bene, approviamo a pieni voti. Ti faccio due domande. In cosa si differenzia Villa rispetto alla concorrenza? Beh, allora possiamo dire che siamo rimasta l'unica azienda ancora di matrice italiana, 100% proprietà della famiglia Gastaldello di Rossano Veneto, e siamo effettivamente radicati nel territorio in maniera abbastanza importante. Le nostre origini sono di Bassano del Grappa, insomma, che penso una città che tu conosca abbastanza bene. Nativi. Proprietà ha continuato a sviluppare il brand in maniera abbastanza importante, che a livello di prodotto sicuramente negli ultimi anni. Il brand è cresciuto negli anni 70-80 grazie anche alle squadre, grazie a un prodotto sempre più tecnologico ed evoluto. Siamo riusciti a conquistarci una fetta di mercato, crediamo di nicchia, però di alto livello, insomma. Sono sinonimi di alto livello. Quello che si differenzia un po' dagli altri è un po' l'anima, il DNA dell'azienda, che appunto, come dicevo prima, arcata al territorio, un prodotto di qualità, innovazione. In questo periodo storico, quanto credi sia importante la bicicletta adesso? Credo che la bicicletta sia un po' sotto gli occhi di tutti.
tutti al centro un po' della scena. Vuoi sfortuna, vuoi fortuna, un po' del momento storico che stiamo vivendo. Per noi biciclettari, sì, comunque produttori di bici, sentiamo veramente un grosso fermento sia dalla rete vendita che comunque dai consumatori e anche dai dati. Vediamo raddoppiate, triplicate le visite ogni giorno e questo è il sintomo che comunque la bicicletta appunto al centro dell'attenzione. Questo non tanto perché dire boh siamo fortunati, ma evidentemente c'è stata una presa di coscienza da parte dell'opinione pubblica che la bicicletta può essere effettivamente quello che noi chiamiamo un po' la pillola del futuro, quella che può farti stare meglio, può proteggerti magari da eventuali ricadute di virus. Stiamo facendo sicuramente seminando nuovi appassionati in giro per il mondo, cosa che farà bene non solo a chi pratica il ciclismo ma anche un po' a tutta la collettività, insomma. Per non parlare anche dell'impatto ambientale, che è sicuramente un fattore positivo. Noi magari usiamo la bicicletta per fare più sport che magari spostarci, però insomma la vacanza in bicicletta è una cosa che consiglio a tutti, e anche lo spostamento del viversi la città in bicicletta è una cosa che non ha paragone, insomma. Da bar a bar poi funziona perfetto. E se avete dubbi sulla pronuncia, con la V, ora Luca scusami ma devo tornare in salita che è il mio forte. Oh, voilà! Io speravo di non andare più in salita, invece come siamo bene. Quanto sono contento, non di andare in su, oh la madonna, ma di lavorare con Villier. Ma già l'acronimo del nome, ragazzi, viva l'Italia libera e redenta, sei veramente il mio da combattente. Quando è che inventiamo la spina della birra così gratuita in mezzo alle piazze? Seria, ma sabeo acqua che sei. Basta, ho dato, non so se avete visto gli ultimi video. L'acqua smarcisce i pai, ma ogni tanto a fa anche ben. Ma che poi con le mascherine sembra tutto è ficcio. E la cosa più bella di questa collaborazione è che essendo ambassador non c'è nessuna aspettativa delle mie doti da atleta, che non ci sono. Ma la cosa veramente bella è che avrò modo di testare i loro prodotti e non tanto per dare delle indicazioni tecniche. Intanto giù sui manubri qua, perché non è il mio, ma di poter dare delle impressioni e dei consigli alla gente come me, ovvero agli appassionati e a coloro che usano la bici per sentirsi meglio. Ormai l'avete capito che a me dà quel senso di libertà e di spensieratezza e soprattutto mi mantiene in forma per star dritto anche gli altri, e sono davvero felicissimo di poterlo fare attraverso il mio canale, che alla fine altro non è che un canale di passioni se ci pensate bene: montagna, fotografia, neve, snowboard, bici, sì ovviamente patata, ma queose sono una persona dal cuor leggero, dai. Ma perché qua la strada va sempre in su? Quindi ragazzi, iscrivetevi al canale perché prossimamente ci sarà modo di portarvi nuovi contenuti riguardo non solo questa bici ma magari altri prodotti. Non vi affo più, attenzione ragazzi, faccio piano, butta giù tutto dietro, fai vedere le tue doti da passista, Roby, stupisci Vider, visto che in salita non te vai avanti, in discesa sei troppo forte, dobbiamo far vedere anche in piano di cosa sei capace. Guarda qua che gaseria. E poi diciamolo, il mondo del ciclismo ha bisogno di gente che faccia giro ombre e non solo giro d'Italia. Giro ombre in Veneto vuol dire giro gotto, giro V, lo so potete dirlo. Ma ora, per presentarvi la bici, non potevo che scegliere lo strappetto più scenografico del Veneto, ovvero lo strappetto che porta al tempio canoviano di Possagno. Cosa ho fatto quella volta? Dai Roby, qua adesso è il momento di trasformarsi da Roby Bragotto a Roby Ciccone, in piedi sui pedali, falso piano 1, sta sentà, ricciapate, falso piano 2, no ski lift, che vuoi qua? Ora da Roby Ciccone a Roby Sagan, no, sta sentà, dai adesso gasato, dai che su è pieno di patata, no, se prende macchine è diverso, seduto, no non mollare adesso, respira una parola con che polmoni, dai in piedi, dai gasatissimo, quanto è ripido qua, dai che ci sei, intravedo il com, quanta gente che c'è, intravedo la mona, quanto spinge sta bici, no, è tutte gambe, ragazzi, sono arrivato, che è sinonimo del Socopà, c'è posto migliore per farvi vedere la bici, un simbolo veneto con un'azienda veneta, pronti? Sei bella. La Villier 101 NDR. Tutta mia. Rossa come il fuoco che arde dentro di me. Piccola velocissima infarinatura sulla 101 NDR. È ovviamente una bici da corsa e questo mi sembra abbastanza chiaro. Però la cosa che la rende super confortevole è che ha un reach più corto e uno stack più alto. Cosa significa? Che questa parte di bicicletta è più alta delle classiche bici da competizione, diciamo. Mentre questa parte di bici è più corta. Cosa comporta? Che il corpo assume una posizione più eretta. Le braccia sono più
vicine al manubrio e quindi è più comoda. Infatti la scritta NDR sta per Endurance, ovvero è una bici pensata per i lunghi tragitti, quelli che fumi più o meno. Nonostante questo, hanno ovviamente tenuto un occhio di riguardo per l'aerodinamica e per la rigidità del telaio, che è fondamentale insomma nelle bici da corsa. E soprattutto ragazzi, abbiamo i freni a disco. Vuol dire che se prima tiravo delle staccate, adesso di cosa stiamo parlando? La gente esce da messa, forse è il caso di andare via. Visto che Villa era un sito fighissimo che spiega sicuramente tutta la parte tecnica meglio di me, ve lo chiedo anche come favore personale. Qui sotto in descrizione vi lascio il link diretto con tutte le caratteristiche della bicicletta, con anche le varianti, colore, prezzo, allestimenti. Cliccateci e fatemi sapere cosa ne pensate. Cliccateci però, ma adesso è giunto il mio momento preferito. Oh, la discesa! Vado, provo per la prima volta i freni a disco. Ma io non voglio frenare, ragazzi, io qua voglio saltare. Occhio che salto sul serio. Calda le gomme, Roby. Madonna, ma che cos'è? Frena, frena, frena. Quanto frena? No, vabbè. Ma stai scherzando? Ma non è vero. No, beh, io non li avevo mai provati i freni a disco in questa maniera qua. Ma siamo seri? Ve lo dico, ragazzi, non ce n'è più per nessuno qua, eh. Potete mangiarmi minuti in salita, ma in discesa. Mado, staccate che tutti in piedi sul divano, eh. Ti pareva che non ci fosse un altro pezzo in salita? Avete visto la bici di Pantani nello showroom Villier? Quella lì, quel signore lì faceva salite che lo stacchetto qua di Possagno era praticamente un downhill per lui. Con quella roba lì, impossibile. E io, con la tecnologia moderna, fa fatica andare in falso piano. Che alieno. Non gaffo più tosi. Ovviamente non potevo non fare delle foto alla bici. E se volete vederle, le trovate sul mio Instagram. Instagram questo qui. Lì potete vedere le foto che ho fatto, il mio lavoro, a me vita. E attraverso le storie seguirmi live. E magari ci si becca per un giro insieme. Una birretta piuttosto. Magari voi andate in salita e mi aspettate su. E intanto ordinè. Sono finito tosi. Ieri sera non dovevo uscire. Perché hanno riaperto i bar? Sala su tutto. De nuovo, dai. E dopo aver mangiato 113.000 moscerini in un colpo solo, ci vediamo tra poco per tirare le conclusioni. Cosa ne dite? Ho voglia di una birretta adesso. Vedi, l'andare in bici è bello perché ti stimola l'appetito e alla fine carboidrati e anche la birra c'ho. Oh, voilà! Come avete visto, sono davvero felicissimo di questa nuova collaborazione e non vedo l'ora di portarvi sia a vedere nuovi posti del territorio e raccontarvi le mie avventure. E soprattutto, grazie a Villier, non vedo anche l'ora di provare nuovi prodotti, perché no? E magari cimentarmi con altre tipologie di bici. Cosa ne pensate? Ovviamente non sono un professionista della bici, ma sono un appassionato e faccio tutto ciò che faccio con la massima passione. Anche se solo riuscirò a portare qualcuno di voi nel mondo del ciclismo, sarà una vittoria per me. Ma se sparì il can? Ugo? In descrizione vi lascio il link della bici, così potete vedere tutte le sue caratteristiche, i prezzi, le varianti colore, gli allestimenti. Cliccateci. E anche il link del sito Villier, che è veramente ben fatto e dove racconta anche tutta la storia che vi ho raccontato in parte. Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Anche per questa volta è tutto. Ci vediamo alla prossima. E grazie ancora a tutti del supporto. Whoop! Senti come scorre! Vero Ugo? Bisogna pur fermarla. Salute!